vent'anni fa. È iniziata l'ultima settimana di campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo. Possibili scenari a parte, lo sforzo condiviso è quello di far leva sugli indecisi, che si attestano intorno al 40%. Sinistra riunita eccezionalmente lo scorso sabato durante la grande manifestazione di Roma, voluta dall'ANPE e da altre 23 organizzazioni, sotto la sigla Mai più fascismo e razzismi. In 100.000 hanno sfilato dopo gli episodi di violenza in diverse città italiane, da Torino a Palermo. Nello stesso giorno Salvini, in piazza Duomo a Milano, ha chiuso la campagna elettorale con Vangelo e Rosario, giura di rispettare la Costituzione per andare a governare e a riprendersi il Paese, dice. Lo ritroveremo il 1 marzo in occasione della manifestazione unitaria con la Meloni e Forza Italia a Roma. Visto il freddo, per gli altri l'ultima domenica si consuma nei salotti TV e nei teatri. A Roma è andato in scena il tandem Gentiloni-Veltroni con l'ennesimo endorsement per il premier uscente. Il rally per l'Italia di Di Maio oggi fa tappa a Palermo in preparazione del rush finale in Piazza del Popolo a Roma il 2 marzo insieme a Beppe Grillo. Fuori gli indecisi sono tantissimi, commenta Matteo Renzi, che invece chiuderà a Firenze venerdì 2 marzo a Piazzale Michelangelo nel suo collegio uninominale del Senato.